Bene, buona serata dal comune di Como. Siamo nel cortile di Palazzo Cernezzi. Come vedete, questa sera c'è davvero un clima certamente diverso dal solito. Ci sono tante persone che stanno protestando, in tanti striscioni, come potete vedere anche sul pavimento, e ci sono i genitori dei nidi che chiedono di rivedere la decisione di chiudere alcuni dei nidi, e poi ci sono i giostrai che chiedono ovviamente di poter lavorare in questo Luna Park. Ecco, questi sono alcuni degli striscioni più eloquenti che ci sono. Sono veramente tantissimi, ma sono tantissime anche le persone presenti, come potete vedere. Devono rimanere qui perché all'interno dell'aula del comune non possono salire, sono veramente tanti, come potete vedere, diverse decine di persone che si sono date appuntamento in questo momento per far sentire la loro voce appena sopra inizierà il consiglio comunale. Manca ancora qualche minuto, consiglio comunale che inizia alle 19, e queste sono tante persone, ci sono anche genitori, famiglie e i rappresentanti del Luna Park, come potete vedere, che chiedono ancora di poter lavorare in questo spazio, in questo momento, in questa finestra che è quella prima di Pasqua, ovviamente. Ecco, come potete vedere, e tra l'altro poi l'accesso alla sala del comune è al momento ovviamente bloccato anche dai carabinieri, ci sono gli agenti della polizia locale che non fanno salire se non ovviamente chi, come in questo caso, è in possesso del pass come giornalisti, ma gli altri devono rimanere qui, e quindi magari probabilmente proprio da qui, come sentite, far sentire la loro voce e la loro protesta. Questi sono i rappresentanti del Luna Park che chiedono a gran voce, lo hanno fatto già anche ripetutamente proprio nelle scorse settimane, di poter lavorare, ma la decisione, che poi è stata avallata anche dal TAR e dal Consiglio di Stato, al momento pare non dare loro grandi possibilità di poter lavorare in questo 2024. Dicevo, genitori, bambini, tanti bambini anche, che chiedono una revisione della decisione della chiusura dei nidi, bandiere anche di alcuni sindacati e qualche bandiera di qualche partito, e poi ovviamente poi comunque avere però tante persone senza nulla, solo con gli striscioni che vi abbiamo fatto vedere. Come vedete, queste sono tutte le richieste che riguardano il Luna Park, ma poi ci sono anche tanti altri genitori. Thank you.
Voi siete rappresentanti del Luna Park, giusto? No, per ok. Cosa chiedete sostanzialmente al sindaco? Allora, che per quanto riguarda gli asili nido, non è possibile che più prosegua questo tipo di atteggiamento, intanto di non avere un dialogo sereno con i genitori e chi li rappresenta. Un dialogo, la possibilità di poter parlare, certo, ancora con... Un dialogo sereno, e sul progetto siamo molto diffidenti che questo progetto poi porta i risultati che lui ha annunciato. Ok, perfetto. Quindi... E con la preoccupazione che vengono chiusi attualmente sia Magnolia e sia per quanto riguarda la Coccinella. Ok, perfetto. E poi ovviamente anche i nidi di quartiere, quindi quello di Monte Olimpino in modo particolare, sì, quello che stanno urlando. Ok, perfetto. Va bene, era giusto per avere anche la vostra posizione, ovviamente, visto che siete qui a protestare, a criticare, a chiedere un'apertura, è corretto? Certo, un'apertura è qui per affrontare il problema, quindi senza le scenate fatte nei giorni scorsi e con un tavolo di discussione con tutti i rappresentanti dei genitori, okay, che in questo momento si sono costituiti in comitato. Va bene, grazie della cortesia, grazie davvero. Quindi questa era la posizione ovviamente dei genitori, che chiedono ovviamente di poter riaprire il discorso per quanto riguarda i nidi, e preoccupazione, come avete sentito, proprio per la possibilità che possano chiudere questi nidi, anzi ormai è quasi certo, ovviamente il Magnolia è stato annunciato. E ripeto, qua siamo nella cortile del comune dove sta per iniziare il consiglio comunale, nel quale si discuterà anche del Luna Park. C'è una mozione per chiedere l'apertura del Luna Park e anche ovviamente dei nidi, anche se questo è un argomento che forse verrà affrontato successivamente. La mozione che riguarda il Luna Park sarà una delle prime ad essere affrontate questa sera. Questi sono ancora i cartelli di protesta. E questi sono i rappresentanti del Luna Park, che hanno annunciato di voler restare qui per far sentire la loro voce, mentre qua sopra, questa è l'aula del Consiglio Comunale, la vedete, queste due finestre, è l'aula del Consiglio Comunale, ci saranno i lavori questa sera, il primo Consiglio del 2024. Ci sono alcuni genitori che hanno simbolicamente il ciuccio in bocca, lo abbiamo visto prima, e tanti cartelli e tanti striscioni, come potete vedere. Beh, Silvia, l'abbiamo chiesto prima le motivazioni, ad alcuni di loro ci hanno risposto, ovviamente avete sentito anche quello che ci hanno chiesto, e adesso sentiamo magari, voi siete rappresentanti del Luna Park, giusto? E allora abbiamo sentito i genitori, sentiamo anche voi. Qual è la posizione? L'abbiamo già saputa, la sappiamo. Sappiamo a memoria, la nostra richiesta a questo punto non è più al sindaco di Como, ma è a una persona come noi, da madre a padre, a fratello, a quel che l'è. Vogliamo solo lavorare, anche 10 giorni ci bastano, ma a questo punto lavorare. Chiediamo anche solo questo. Anche perché non c'è niente in quello, in quel piazzale. Io invece vorrei fare una domanda. Come mai il nostro sindaco, invece che combattere la delinquenza a Como, va a attaccare con gli asili nido e con Luna Park, che sono i mali minori di una città, per il divertimento e il benessere dei bambini? Dovrebbe combattere la delinquenza, la malavita che c'è a Como, che ce n'è parecchia. Okay. Vorrei chiedere questa domanda al signor sindaco. Abbiamo dato spazio, quindi, giustamente, le vostre rivendicazioni, e queste sono quelle invece dei genitori. Abbiamo sentito quindi e una parte e l'altra quali sono le rispettive posizioni, mentre sta per iniziare in questo momento il Consiglio Comunale, quindi vi daremo ragguagli anche dal Consiglio Comunale, perché ripeto, c'è una mozione che riguarda proprio il Luna Park
sono i tanti rappresentanti che sono venuti qua, si sono dati appuntamento. Come potete vedere, il cortile è completamente gremito di persone, sono diverse decine che sono qui per protestare. Sul perché non hanno partecipato al bando, Enrico, l'abbiamo già chiesto anche ai rappresentanti proprio la scorsa settimana, la risposta ce l'hanno già data nel precedente video che abbiamo fatto venerdì scorso. Va bene, direi che per il momento è tutto. Allora, questa è la situazione qua nel cortile del comune, dove sta per iniziare il consiglio comunale. Genitori e rappresentanti del Luna Park che stanno protestando mentre iniziano i lavori tra poco, quindi andiamo a seguirli da sopra, mentre ovviamente loro resteranno qui a far sentire la loro voce, così come ci hanno detto. Vi saluto, vi aggiorno ovviamente dall'aula del Consiglio Comunale che cosa verrà discusso e quali saranno i provvedimenti che saranno presi. Saliamo in consiglio comunale e vi facciamo gli aggiornamenti tra poco, come vedete polizia, carabinieri e polizia locale per controllare l'ingresso, ripeto si entra solo con il pass, in questo caso la stampa e pochi altri per assistere alla seduta di questa sera. Grazie per il momento, a più tardi dal Comune di Como.